Giuro che in 22 anni di videogiochi, beh, forse 22 proprio no, non mi è mai successa una cosa del genere. Rotto forse un po' troppo, però diciamo che il mio polso, più che il polso sono i tendini, fanno un male cane. Questo perché, molto probabilmente, li ho sovrausati in questo periodo cliccando tasti e quindi ora sono totalmente infiammati. E quindi sì, giocando a Minecraft mi ha preso una fitta allucinante al polso, per cui ora devo tenere questo tutore per un po' di giorni. E la cosa è decisamente imbarazzante perché poteva capitare in qualsiasi gioco di COD, Fortnite, qualsiasi gioco veramente un po' più competitivo, un po' più veloce, un po' più frenetico. Minecraft, dove una delle cose che devi fare più difficili è tosare pecore e pescare. Minecraft, lo spaccapolsi. A parte le cavolate, ragazzi, sono andato un po', ma. Ok, sono. No, vabbè, ma, ma posso parlare senza che piova? Sono andato un pochino avanti, non ho fatto veramente nulla, ma ho trovato questo bellissimo spiazzo molto, molto interessante. Anzi, a dir la verità, me l'avete suggerito voi nei commenti. Quindi, questa volta, io direi che possiamo fare qui la nostra casa. Ma ragazzi, con casa intendo solo casa. Non voglio metterci né una farm. Forse le farm, sì, non lo so. Comunque, non voglio metterci miniere, non voglio metterci alberi. Voglio che sia la nostra casa. La farm, se dicevo sì, perché magari potrebbe essere carina avere una farm vicino a casa. Potrebbe far parte della casa stessa. Ma avere un'entrata alla miniera, ecco, forse no. Poi, ovviamente, la cosa figa sarà collegare quest'isola con la terraferma. Ecco, magari potremmo fare tipo qui la farm, che è un po' distaccato, che nessuno c'è. È figo come posto. Quindi io direi di incominciare a prendere un po' di materiali e fare un attimo un giretto, perché voglio illustrarvi per bene cosa importantissimissima. Coordinate x2079 y 70 meno 76, cioè la z meno 76, la y ce ne spattiamo le palle perché tanto non interessa a nessuno. Al posto di essere qua a farmare alberi, che farò molto probabilmente. Oh, questa è concrete. Cioè, questa è. Oh, che culo. Ecco, voglio non deturpare troppo il paesaggio perché è bello, è figo. Ci sono pesci, ci sono tartarughe ed è un posto perfetto per fare le vetrate sottomarine. Quindi è ovviamente un posto molto, 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 molto figo. Vi ricordo inoltre nei commenti che questa serie è centrata anche su di voi. Quindi magari adesso andremo un po' più con calma. Però cominciate appunto a scrivere nei commenti cosa vorreste fare nei prossimi episodi. Perché vi ricordo che i commenti con più like sicuramente saranno tutti ben in considerazione per continuare la serie. Quindi già ho visto i primi commenti dello scorso episodio. Ora tocca ancora a voi a scrivere cosa vorreste fare nei successivi episodi. Però ragazzi, ovviamente un attimo di tranquillità. Non è che volete dirmi cose troppo avanzate senza pretendere che io faccia almeno un buco di casa, ecco. Ma se tu dici andiamo nel Nether, sì, possiamo farlo, ma aspettiamo giusto un attimo. Oddio, potremmo farlo così quasi, sapete? Perché no? Comunque, la cosa figa di questo posto, ragazzi, dicevo che è circondato completamente dal mare, praticamente. Cioè, c'è mare sia di qua che dall'altra parte, che, se non erro, anche da questa. Ma quanto dura sta pioggia? Per favore, è snervante. Il mare è bello tutto quanto intorno a questo posto. Quindi veramente siamo circondati da mare, tartarughine e tutto quanto. Ma aspetta un secondo. Adesso io non voglio fare lo stronzo. Questo quanto nonno ha? 7 danni per colpo. Questo. Ok. Cioè, adesso voglio provare a fare una cosa. Lo so che mi dispiace tantissimo, ma essendo un videogioco non mi faccio molti scrupoli. Però mi dispiace tantissimo. Ti prego, scusami, ok? Scusami. Volevo darti la possibilità di scappare, ma ho visto come ti muovi. Forse. Io adesso ti prego, veramente, scusami per quello che farò. Non voglio. Quindi, per favore, scusami. Ma voglio capire cosa succede se uccido una tartaruga. Sono curiosissimo. Te lo giuro, mi piange il cuore, Tarta. Ah, quanta vita. È straziante. Dai, come niente. No, ma dai, mi sento in colpissima ora. Pensavo droppasse qualcosa. No, mi sento stra in colpa. No, ma è cosa brutta, ragazzi. Mi sento veramente in colpissima. Perché pensavo droppasse qualcosa. Ho detto, almeno la uccido, non so, mi dà un qualcosa. Il suo guscio, della pelle, qualsiasi cosa. No, veramente. Mi sento tristissimo. Non volevo. Faremo una statua in suo onore. A Tarta. Si è sacrificata per il bene della conoscenza. Sul fatto che le tartarughe non droppa nulla, a quanto pare. Qui c'è anche una pozza di lava, stavo vedendo. Questo non l'avevo notato prima. Ai 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 ai. Però la cosa più interessante è che io ho visto delle pecore. E le pecore servono
per prendere la lana. Quindi, dove sono le pecore? Sono di qua. Lama! Io vado in giro con un'accetta, ma l'accetta mi sa che non durerà in eterno, quindi io userei il piccone, so che è di ferro, però almeno ha molta più durabilità. Ferma, dai, non ti prego, per favore. Ecco, le pecore già è più facile farle fuori, perché sai, pecore non sono tartarughine, cioè, tartarughe mi piange il cuore, pecore se ne frega. Adesso che hanno aggiunto i letti di diversi colori, posso fare letto con diversi tipi di lana? Perché se la risposta è no, abbiamo un problema, perché ho raccolto tre lane di tre colori diversi per adesso. Cioè, tre lane con queste, intendo. E ci sono già mob in giro, fantastico. Ok, con calma, dai, facciamo così. Workbench, ah, è vero che... No, non sono per voi le cartine, tranquilli, ragazzi, tranquilli. Ti prego, per favore, per favore... Non ho legno, ok. Scherza, scherzetto, scherzetto. Per favore... È più difficile questa volta, è più difficile questa volta. Perché deve essere così difficile? Non, ma perché ti metti in mezzo? Ma scusami, sto... spacchettando la mia workbench. Ci sarebbe un piano. Ci sono i ragni. Potremmo far fuori i ragni, prendere le cordicelle e con le cordicelle fare la lana. Ma mi sembra parecchio sprecata. Guarda quanto carbone che c'è qui. Cioè, mi sembrerebbe abbastanza sprecata la cordicella per fare un pezzo di lana. Quindi, mo, come torniamo a casa? O perlomeno alla nostra isola, perché a casa non c'è ancora. E più che altro, come facciamo, mo? Senza farci un letto, senza riparo, senza niente. Potremmo scavarci un buco e passare la notte qua, visto che piove interrottamente da 48 ore praticamente. Però non c'è gusto così, quindi ha raccolto dell'importantissimo carbone, ma molto importante carbone. Potremmo attuare la strategia precedentemente. Oh, che spavento, l'Enderman! Vabbè, almeno non ci sono gli Enderman che rompono le statue perché c'è la pioggia, dai, almeno questo. Ok, due me ne ha droppate. Ecco, servirebbero per cannapesca o archi i fili, però... A mali estremi. Quanti li servono? 4, giusto? Cavolo. Ma che sfiga! Un altro ragnetto c'è. Allora, io ho trovato. Allora, tre pecore di tre colori diversi. Va bene. Volevo usare i ragni per far la lana. Ho truppato tre cordicelle e non 4. Però lì c'è una bellissima pecora bianca. Il che. Perché? Perché creeper? Perché creeper? Vabbè, andata meno peggio di quanto pensassi. Allora, pecora, io non voglio farti male. No, voglio, tranquilla. Piano, non scapparmi via. Dimmi che sono due pezzi, perché sono uno. Mi serve un ragno o una pecora bianca. Non è razzismo, mi serve bianca. O due nere o due grigie. O un ragno. Un ragno è nero. Non sono razzista. Ok. Questa è ufficialmente una grandissima presa per il culo. Non badate a me, non badate a me, ho detto! Cribbio, no, qua, no, qui ci lascio le penne. No, se muoio lascio da parte del mondo, se muoio. Per favore, non fatemi morire. Che se muoio è un casino. Ma perché? Perché ogni volta che vado in giro finisce così? Creeper, ok. Vabbè, dai. Poteva andare peggio. No. C'è nessuno. Oh, guarda che bello. Possiamo farmare. E quanto manca al termine del giorno? A parte che se continua a piovere non cambierà nulla. A me serve che smette di piovere e arrivi giorno. Ma non cambia nulla, non cambia. Tanto continua a piovere, continua a essere notte. Va bene, continuiamo così. Divertente. Che mi frega, ma io farmo un botto. Guarda quanto. Ah, tra parentesi, io non avessi detto prima le coordinate. A questo punto non sarei in grado più di andare a vedere il mio video e di trovare le mie coordinate di casa, perché me ne sarei tranquillamente già perse e dimenticate nella nostra isoletta. Quindi grazie a Dio ho letto le coordinate, quindi sappiamo dove è, no, casa nostra. Ma è in tutto ciò, piove ancora, sì, è notte e piove, dai, che belli, che perfetto momento, guarda, è notte e piove. Che io scavo. Che devo fare? Scavo, che niente posso fare. Ovviamente questa non sarà la nostra miniera, perché è un buco fatto a caso in una montagna, quindi è un posto pessimo per iniziare a scavare. Però possiamo fare questo. A parte che fra poco finisce il nostro piccone, finisce. Mi sono stufato, raga, di fare questa roba qua, Guarda quanti mostri ci sono ancora fuori. Sto morendo. È giorno e non piove. Attenzione. Mi riprendo il blocco di legno perché è mio. Questo è poco ma sicuro. Hello? Oh, che bella soddisfazione. Oh, ora andiamo. Mai sudato così tanto per un letto. Incredibile.
Oh, ho detto, no, ho rotto tutto, ma ne valsa puramente la pena. Abbiamo risparmiato anche le nostre cordicelle. C'è solo un problema ora. Dov'è casa? Va bene, ragazzi, direi che per questo video può anche essere tutto. Io vi ringrazio come sempre tantissimo della visione. Vi consiglio nei commenti cosa vorreste fare nel prossimo episodio. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!